Francesco Montanari ci spiega che cos'è questo progetto del Teatrino Viaggiante? Il Teatrino Viaggiante è un teatrino all'italiana riprodotto in una misura viaggiante, itinerante, quindi tascabile. Che vuol dire tascabile? Che tu ti affacci alla finestra e a un certo punto, puff, spunta il teatrino. È un profondo 4 metri, largo 5 metri, alto 4 metri e mezzo, quindi accessibile a tanti tipi di spettacoli. Ed è del tutto ecosostenibile, viene alimentato da una sorgente di pannelli fotovoltaici ad isola, quindi non un impianto attaccato stabilmente nel terreno. E perché nasce questo teatrino? Nasce questo teatrino perché c'è bisogno che le persone, anche giustamente, legittimamente prese dalla vita e che quindi magari non si avvicinano a un discorso di condivisione di una storia, per tanti meccanismi individuali, semplicemente perché si alzano alle 6 di mattina e vanno a letto alle 9 e sono stanchi, hanno altre priorità nella vita, giustamente. Magari non hanno l'opportunità di incontrare questa bellezza. Che qual è la bellezza? È la condivisione. Pensano che condivisione sia soltanto stare al bar o viaggiare, invece no. Il teatro, inteso come esperienza, non come luogo fisico concreto, ma come un uomo che racconta qualcosa a qualcuno, è sicuramente, può essere una massima esperienza. Il teatro a casa delle persone è praticamente il progetto che lei mi diceva qualche anno fa, cioè il progetto del teatro diffuso, è questo? Esattamente, esattamente. Conferma quindi. Sì, fa parte del teatro diffuso. Il teatro diffuso si intende Narni Città Teatro nel festival, a differenza del teatro Marini, basta la stagione teatrale canonica, diciamo, in autunno-inverno, primavera, nell'estate Narni Città Teatro, lo dice anche il nome, cioè etimologico, Narni diventa il teatro. Ecco, Narni Città Teatro, che tra l'altro parte oggi. E Oggi, alle 18, comincio io. Sono 3 giorni veramente una full immersion. Eh sì, È stato perché faticoso organizzarla è intanto, perché molto faticoso. sono tanti È gli molto faticoso, appuntamenti. questa è la quarta edizione. Beh, faticoso perché appunto sono 40 eventi in 3 giorni, Ecco, appunto. quindi in realtà c'è una sorta di passaggio di testimone di spettacolo H24. Cominciamo oggi alle 18 e finiamo domenica alle 2 di notte, quindi immagina, passiamo a questi orari, 18, 19, 20, 21, Sì, 22, sì. 23, mezzanotte, 5 e mezza di mattina con l'alba, dove c'è Daniel Pennà. Quest'anno, però devo dire, siamo felicissimi, io Davide Ilaria, perché stanno tenendo tantissimi ospiti di un calibro molto molto alto. Quest'anno abbiamo Nicola Gioia, Sergio Cammariere, Emi Schilla, Che gli Nino fate fare a Emi Guanciale. Schilla? Emi Schilla fa una Quello è un chiacchiera rapper. molto bella con me, perché penso che Quindi lo intervista praticamente. sì, Lei facciamo intervista? una chiacchierata di amici davanti a un pubblico, quindi io proverò Emiliano a far parlare Emiliano di Emiliano, perché sai. Come mai la scelta di Emi Schilla, le chiedo? Beh, perché i rapper sono dei grandissimi veicolatori e comunicatori culturali contemporanei. Cioè noi non, 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 noi, vedi, il nostro, diciamo, marchio aziendale societario, che poi se vuoi lo puoi chiamare la nostra editoria, la nostra poetica, è levare il piedistallo del come bisognerebbe fare le cose e del come ci si dovrebbe comportare. Siamo un po' più cecoviani, cioè nel senso cerchiamo di usare quello che c'è, senza farci fottere dal nostro pregiudizio individuale. Chi oggi può pensare che i rapper non abbiano in Italia un ascolto di massa? Un E voglia. coglione. No, ma infatti il mio discorso non era tanto su questo quanto perché proprio avete scelto lui piuttosto che Blanco o Gali Perché o c'è un Salmo rapporto, c'è un'amicizia, Marracash. Emi è venuto a sapere del nostro, Ah, ecco. nonostante se vive a Milano, è di Milano, nord Italia, è venuto a sapere di Narni, gli piace, vuole vedere, non c'è mai venuto, è un'opportunità. Lei si scopre anche intervistatore, quindi prima con Emi Schilla e poi anche con Angelo Quintus, perché quando sarà a Terni Ma sai, più che intervista. intervistatore non faccio l'intervistatore, io sono un amico che sta al bar e parla con Va te bene, e parliamo un po' entrambi, non è capito? così, lo No, nel sappiamo. senso non sono, pure l'intervista non è una canonica intervista con con la Ma cartellina dove. certo. No, è una chiacchiera. Io cerco di avere l'essere umano davanti e di capire dove posso andare Tra l'altro il Teatrino Viaggiante si aggiunge a tutti gli appuntamenti o no. del Narni Città Teatro. Assolutamente. Trovate tutto il programma sulla pagina Instagram Narni Città Sì, Teatro l'abbiamo e su pubblicato anche Facebook, su noi. tutto. Perfetto. Ecco, com'è stata invece, le chiedo, la stagione che si è Molto appena proficua, la conclusa? stagione fortuna, grandi successi insomma di pubblico, tutti sold out i nostri spettacoli, sia quelli prodotti sia quelli ospitati. Abbiamo
come dire, consolidato una collaborazione importante con lo Stabile dell'Umbria. Siamo felici, insomma, è tutto in divenire. Molto faticoso, però diciamo è una fatica, sai quella fatica di quando torni a casa la sera sei esausto ma ti senti bene. Quindi ce la fa a contemplare tutto Montanari? Ci provo. E tra l'altro ci sarà anche un suo amico, Lino Guanciale. Lino Guanciale, no? Che presenta la nostra nuova produzione, che lo vede in scena con un testo scritto da Davide. Come l'anno scorso con L'uomo più crudele del mondo, sì, no? Sì, però questo è un monologo che lui fa a Napoleone. Poi ritorneremo insieme in scena l'anno prossimo, L'uomo più crudele del mondo, non a Narni. Presenteremo a Narni Sesto Potere, che è la nostra nuova produzione LVF. E non c'è Lino lì, ci sono io e Cristiano Caccamo. Quindi lei Narni non l'abbandona? No. Grazie, buon lavoro, grazie a Francesco Montanari. Okay.